Werder Brema e Barcellona quindi in campo in questa ultima giornata della fase eliminatoria di Citroën Cup. Traversa clamorosa e poi ancora il tiro da fuori, traversa clamorosa per Trincia, si era girato bene ma la palla ha colpito il legno alto. Prova a ripartire il Werder, azione Carmando da fuori, Carmando ha segnato un gol incredibile, Gennaro Carmando, Werder in vantaggio, ha calciato da metà campo in pratica, vedete la palla rimbalza due volte subito dopo la linea da campo, il tiro, un pallonetto che sorprende il portiere del Barcellona, Molon. Trincia! 1-1 del Barça. Rivediamo l'azione iniziata da calcio d'angolo, pallone che alla fine arriva a Trincia, scarica senza pensarci su due volte all'angolino, 1-1. Attenzione alla percussione, il tiro, la respinta di Molon, era stato pericoloso Boh. Traversa clamorosa, aveva tirato da casa sua Marchetti. Ed è rosso per Carmando, doppia ammonizione. Palla dentro, il gol del Barcellona. Ha segnato Marocchini, ma probabilmente fuori gioco. No, è buono, il gol di Daniele Marocchini, vedete il tiro. Pallonetto, il giocatore parte sulla linea, difesa il Werder sale, Marocchini viene da solo, lancia così. 2-1 per il Barça, con il Werder con l'uomo in meno per l'espulsione di Carmando. Attenzione ancora la squadra tedesca, pallone in fascia destra, va giù, attenzione a Vato, ed è calcio di rigore, è calcio di rigore, netto il contatto su Vato, parte Caranci, e la respinta, aveva fatto un mezzo pallonetto, poi attenzione ancora a Vato, palla fuori, Molon col piede ha salvato, la partita incredibile. Ancora Molon, miracoloso. E il pareggio del Werder sull'azione di calcio d'angolo. È stato Alessandro Vato a metterla dentro. Guardate un po', qua stoppa, non benissimo. Poi però riesce a controllare. Continua Caparro, scarica forte. Molon non è perfetto, 2-2. Werder ci crede. Caranci. Ora Caranci. In area Caranci, palla scaricata fuori, Boh, il tiro deviato, il gol, Werder in vantaggio, 3-2, Samuele Boh, il Werder incredibilmente riprende la situazione e si porta dall'1-2 al 3-2, vedete Caranci bravissimo, grandissimo, si in fascia destra, scarica elegantemente per Boh, che arriva, calcia subito, palla deviata in modo decisivo dal difensore del Barça, 3-2 per la squadra tedesca. From them.
Caranci, il contropiede del Werder, Caranci, Caranci, guarda il portiere, Caranci, pallonetto, traversa clamorosa e poi arriva il tiro e c'è l'intervento di mano e qui ci sarà sicuramente il cartellino rosso per Mauro Marchetti, è lui ad averla presa con la mano. Giusta l'espulsione, ha parato proprio il tiro diretto in porta, il portiere è battuto, sarà il rigore. Mattia Caranci, 4-2, il Werder nonostante l'inferiorità numerica riprende la partita, addirittura fissa il 4-2 e ora è anche in parità numerica per l'espulsione di Marchetti. Allora, partita soffertissima, primo tempo diretto non benissimo dagli arbitri, quindi molto nervoso. No, sono stati bravi. Secondo tempo abbiamo meritato noi, poi grazie anche qui al nostro super attaccante, abbiamo vinto sta partita importantissima. C'è poco da dire, siamo la squadra più forte. Werder Bremen quest'anno vince tutto, contro tutto e tutti, perché oggi chi vedrà il video si renderà conto che ci provano a far fuori in tutti i modi. Dai, tutto sei basso. Posso così. Poi ora inizia i playoff, vai, pronti. Ciao, buonasera. Werder Bremen batte Barcellona 4-2.